Bello a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per esaminare un attimino il nuovo evento che dovrebbe uscire. Ma prima di cominciare, ragazzoni, come al solito, vi chiedo un bel like qua sotto e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Bene, cominciamo. Allora, ragazzuoli, il prossimo evento, che dovrebbe partire già domani sera alle 9, dovrebbe essere TOTS, quindi l'evento più uno dei più grossi che c'è in FIFA in generale. E questi qui sono i primi giocatori della community, cioè della TOTS community, che ci saranno in game, prendibili appunto. Poi ci saranno quelli del campionato Premier, Serie A, Liga, eccetera, 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 eccetera. Però i primi saranno questi qui. E c'è già della roba molto interessante, appunto Alaba, Zapata, Chiesa, Nkunku, che comunque COC potrebbe essere molto buono, un Wan-Bissaka terzino destro 99, niente male, Valverde, un Bailey, tanta roba, anche Keane non è male, Tagliafico, secondo me potrebbe essere anche buono come terzino sinistro, ma è da vedere, perché da terzino sinistro c'è Robertson, c'è Carlos, ci potrebbe essere Davis, ci potrebbe essere Carlos, no, ce l'ho io Carlos, cazzo dico Carlos, però tutta quella gente lì che c'è che è forte comunque. E poi c'è anche quel Barnes che è Lewu, Zielinski, Ilicic, Ndombele, tantissimi giocatori, davvero tantissimi, già soltanto nella community. Poi dovrebbero appunto uscire altri campionati, quindi ce ne saranno davvero tantissimi, poi ancora gli UTOTS, tanta tantissima roba, ragazzuoli, davvero troppa forse, cioè, però tanta tanta roba. L'evento sarà molto molto grosso, secondo me, e potremmo prendere tanta roba, forse anche più dell'anno scorso. E secondo me, essendo che quest'anno c'è stata anche la cosa delle icone evento, che negli anni scorsi non c'è mai stata, erano soltanto o icone Prime. Magari ogni campionato, secondo me, potrebbero mettere delle icone evento, cosa probabile. Fatemi sapere sotto nei commenti se la pensate anche voi così, o se avete già delle informazioni a riguardo, ovviamente. Io credo di sì, perché ho visto anche tipo delle predict, ci potrebbe essere tipo un Lampard icone evento CC per la situazione Premier League. Però è tutto un po' incerto, ragazzuoli, quindi non lo so ancora per certo, però domani sicuramente vedremo. E sono qui, oltre a farvi vedere questi giocatori qua e mostrarveli, perché analizzarli no, perché non li possiamo vedere, appunto, come statistiche va soltanto così, quindi posso dirvi che probabilmente Alaba è molto buono, Zapata anche, Chiesa potrebbe essere molto forte come esterno sinistro da vedere, perché comunque esterno sinistro c'è sempre Mané, quindi è sempre un po' da valutare la situazione. Wan-Bissaka secondo me sarà buggato perso, cioè nel senso quel terzino destro lì sarà rottissimo. Bailey anche secondo me, perché è sempre rotto, c'è cioè poco da fare, da 2 anni che è rotto in continuazione, tutte le carte che fanno sempre forte Bailey comunque. Ilicic da attaccante non lo so, perché attaccante puro ST, Ilicic se sei in attacco 2 sì, ci può stare, e molto probabilmente sarà molto forte per il versus attacco, ma per il confronto un po' meno. Zapata mentre invece al contrario sarà un animale da confronto, perché è grosso, potrebbero farlo anche abbastanza veloce, con buon tiro, quindi potrebbe essere un animale proprio da confronto. Però staremo a vedere. E ragazzuoli, essendo che domani esce, dovrebbe almeno uscire l'evento di TOTS, fatemi sapere se volete una live, anzi, io penso proprio che se sono quasi sicuro che esca l'evento, facciamo subito la live alle 9:30, così ci guardiamo subito insieme l'evento, ok? Che cosa ne pensate? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, tanto la faccio comunque perché ho voglia di farla, e quindi se esce TOTS la faccio proprio di sicurissimo, e quindi state pure attaccati perché domani ci sarà live, ok ragazzuoli? Molto probabilmente alle 9:30, quindi ricordatevelo, ok ragazzuoli? Bene, per oggi è tutto, un video molto molto breve, giusto per spiegarvi che forse sta arrivando TOTS, e quindi prepariamoci al meglio, tenetevi le gemme, come potete vedere io ne ho poche, però devo ancora riscattare le 10.000 della sezione VIP, quindi ne ho 10.000 in più e devo prendere ancora 5.000, quindi in totale forse dovrei arrivare a 20.000 gemme, non lo so, però spero di sì. Fatemi sapere qua sotto nei commenti tutto quello che avete come domanda, cosa eccetera eccetera. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like qua sotto, ok ragazzuoli? Grazie di cuore da DocD, ciao ciao! E non mancate alla live di domani, ok? Bella!